Un possibile caso di terrorismo internazionale segnalato a Vicenza, e proprio in quella che dovrebbe rappresentare il simbolo della massima sicurezza, vale a dire la base americana dei parastatunitensi, dove un soldato di 22 anni è stato accusato di avere partecipato ai preparativi di un attentato omicida nei piani di un'organizzazione di matrice nazista insieme islamica, un binomio sanguinario con bersaglio la Turchia, nel dettaglio gli stessi membri e compagni del corpo dei paracadutisti USA. Giovane militare della 173esima Brigata Airborne, ospitato tra Camp Ederle e la caserma del DIN, del capoluogo berico, non avrebbe mai dato segni evidenti di derive estremiste, tanto che la notizia ha stupito tutti i commilitoni. Il suo nome è Tam Phelan Meltzer, originario del Kentucky, come riportato dal giornale di Vicenza, il Corriere del Veneto e altre testate, viveva dal novembre 2019 a Vicenza. La sua reale sorretta da ideologie assassine e tenuta sotto traccia è stata sventata dai servizi segreti degli Stati Uniti. Sotto falso nome aveva sparso indizi nella giungla di internet attraverso chat riservati, aveva inneggiato ad Hitler, Osama Bin Laden e Al Qaeda e fatto propaganda esplicita alla Jihad in forum tenuti sotto stretto controllo dai dispositivi antiterroristici. Si dichiarava membro di Order of the Nine Angels, ordine dei nove angoli con acronimo O9A, e secondo il dispaccio rilasciato alla stampa americana, stava pianificando un attentato allo scopo di fare una strage dei suoi stessi commilitoni. L'arresto del paracadutista risale a 2 settimane fa, ma per precauzione la notizia è stata diffusa alla stampa soltanto ieri. Alto tradimento, cospirazione contro la nazione, i principali capi d'accusa nei confronti del 22enne ora in carcere e quei legami con l'ordine criminale nato negli anni 70 sono passati ora al setaccio.